Buongiorno a tutti quanti. Siamo arrivati a 17. Sono 17 anni. In realtà sono qualcuno di più, perché il primo proprio nucleo della nostra chiesa era è cominciato 24 anni fa. Oggi celebriamo i 17 anni della nostra prima incontro come chiesa, ma 24 anni fa abbiamo cominciato con un nucleo di 4 persone a casa, metà della settimana a casa di Marco e Janet e metà della settimana a casa di Claudio e Lucia, e quello era il nucleo. Ma 17 anni fa siamo stati riconosciuti come chiesa, e 17 anni fa è nata questa cosa che si chiama la Chiesa della Verità. Ma perché nasce una chiesa? Per quale scopo nasce una chiesa? E soprattutto, a cosa serve una nuova chiesa? Chi non conosce la storia della nostra chiesa e ci ascolta, ci guarda, legge le note, potrebbe giustamente chiedermi: ma Marco, ma a Monte Fiascone serviva proprio una nuova chiesa? Non ce n'erano già abbastanza in giro? E di chiese evangeliche ce n'erano bel po' a Viterbo, in altre parti del mondo. Allora, ti prego di seguirmi un attimo. Quando pensi a chiesa, quando senti la parola chiesa, non pensare un attimo che hai avuto nessuno studio biblico, nessun indottrinamento da parte di qualcuno, ma quando senti la parola chiesa, la prima cosa che ti viene in mente che cos'è? La chiesa. Una chiesa, un edificio da quelli stupendi che anche qua a Monte Fiascone noi abbiamo, stupendi, fino a questo posto che sembra una sala d'attesa del dentista. Ok? Un edificio, quelli che si usano normalmente a definire chiese. Oppure quando pensiamo a chiesa dobbiamo abituarci a pensare a qualche cosa di differente, di diverso. Ora, nell'Antico Testamento, sapete, la Bibbia è divisa in due parti: il Nuovo Testamento, l'Antico Testamento, tutti quanti i libri prima della nascita di Gesù, e il Nuovo Testamento, dove ci sono i Vangeli, le lettere, gli Atti degli Apostoli, l'Apocalisse. Nella prima parte, nella parte iniziale, quella prima di Gesù, chiesa non era proprio una parola usata. C'era una parola che si chiama tempio, ma il tempio era proprio un luogo fisico. Prima nel deserto era stata una tenda, poi era stato edificato di legno, poi l'hanno fatto proprio con colonne di pietra, e ce ne sono ancora qualche rimanenza a Gerusalemme. Era un posto fisico dove Dio era presente. Se tu volevi andare ad incontrare Dio, tu non potevi incontrare Dio, perché ti avrebbe fulminato. Una volta all'anno incontrava soltanto il sommo sacerdote, il sacerdote lo faceva entrare legato, perché se Dio lo fulminava lo ritiravano indietro a mano, e lì c'era Dio. Dio non c'era in nessun'altra parte del mondo. È nel Nuovo Testamento, nei Vangeli, che nasce la parola chiesa, ecclesia, dal greco ecclego, coloro che sono chiamati fuori, un gruppo di persone che sono chiamate fuori. Da chi? Da Cristo. Nel Nuovo Testamento chi descrive la chiesa ne parla in varie maniere, ne parla come di un corpo, di una sposa, di un gregge e di una famiglia, tutti termini che hanno zero a che fare con le strutture architettoniche, non c'entrano niente di vetrine colorate, colonne e il resto, e ha tutto a che fare con qualcosa che è unito, che vive assieme e assieme si muove. Ripeto: corpo, sposa, gregge, famiglia. Giovanni in Apocalisse parla della chiesa come di una sposa. Apocalisse 19:7 dice così: rallegriamoci ed esultiamo e diamo a lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa è preparata. Una sposa è colei che si unisce
per sempre al suo sposo e non lo abbandonerà mai più in salute e in infermità, e vivrà per sempre assieme al suo sposo. La sposa è qualcosa di vivo, di qualcosa di vitale, non un altare o una vetrata. Gesù non vuole sposarsi a un altare, non vuole sposarsi a una vetrata, per quanto bella sia, a un crocifisso, ne abbiamo uno molto semplice. Gesù non vuole sposarsi a quella cosa degno, ma vuole una persona, un essere fisico. Paolo in Atti parla parlando agli anziani di una chiesa, descrive la chiesa come un gregge e dice così, Atti 20, versetto 28: badate a voi stessi e prendetevi cura di tutti i credenti, il gregge che il Signore del Signore che egli ha comprato col proprio sangue. Lo Spirito Santo gli ha dato l'incarico di pastori per guidare la chiesa. Ecco, la chiesa è un gregge. Un gregge è qualcosa, cioè, avete presente quando ci sono i greggi, no? Noi ce li abbiamo sempre andando a Viterbo, la strada che facciamo, c'è sempre un gregge. Soprattutto quando sei in ritardo, c'è un gregge. E un gregge non è che è una pecora qua, una pecora là, dove tu puoi fare la salata. Il gregge è lì, al centro della strada, e non te fa passare. E c'è poco da fare, anche se tu suoni, vedi questa marea bianca marroncina che si ondeggia tutta quanta assieme, e se una pecora rimane indietro c'è il pastore che lo va a riprendere per portarla all'interno del gregge. È qualcosa che si nutre assieme, dorme assieme e va vegliato e protetto, dice Paolo. Sempre Paolo in Galati al versetto 5 del capitolo 4 dice, descrive la chiesa come una famiglia e dice: Dio ha mandato suo figlio nato da una donna e sottoposto alla legge per riscattare noi che eravamo soggetti alla legge e per adottarci come suoi figli. Ora, hai mai sentito di qualcuno che ha adottato un tavolino, una panca, un altare o una statua? Non parli di adottare, parli di comperare, al limite. Dio non adotta monumenti, ma figli e figlie, adotta uomini e donne per far parte della sua famiglia. E infine, sempre Paolo, in Romani, al versetto 4 e 5 di Romani 12, dice così: poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi che siamo molti siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Vedete, la Chiesa è descritta come un corpo. Cosa c'è di più unito di un corpo? Se ti tagli una mano, non più una parte del corpo, è una parte che va smaltita nell'inceneritore e non è una parte tua. Un corpo è corpo finché è unito e saldo assieme e vive assieme, respira assieme. Può un edificio, per quanto bello sia, unirsi in matrimonio, vivere e nutrirsi assieme, essere adottato e essere anatomicamente dipendente l'uno dall'altro? Può un monumento fare questo? Non nego che alcuni posti sono molto belli. Io personalmente amo profondamente la Sagrada Famiglia, che è una chiesa famosissima di Barcellona. È un posto che ti ispira, perché vedi veramente che colui che l'ha costruita pensava a magnificare la grandezza di Dio. È sbagliato? No, se lo fai per Dio. Ma quello non è una chiesa, quella è una struttura di chiesa. Non nego che possano ispirare, favorire l'adorazione e parlare della grandezza di Dio e dell'amore di Cristo. Un tempo non c'era, le persone non avevano la capacità di leggere, allora che cosa si faceva? Si facevano i dipinti o le vetrate che descrivevano quello che aveva fatto Gesù. Era questo l'inizio del perché ci sono le vetrate dipinte e perché ci sono gli affreschi. Poi hanno preso un altro significato, ma l'inizio era come spiegare a persone che non potevano leggere che cosa aveva fatto Cristo per noi. Abbiamo detto che nell'Antico Testamento, se volevi incontrare Dio, dovevi andare al Tempio di Gerusalemme. Era l'unica maniera, non c'era poco da fare. Era un po' come andare alla Mecca per l'Islam adesso, o andare al Tempio o non avevi la presenza di Dio.
Ma il Tempio nel 70 d.C., l'imperatore Tito l'ha raso al suolo e non c'è più traccia, c'è qualche traccia qua e là, ma non si capisce bene se fosse realmente quello. Allora Dio ci ha abbandonato, ci ha lasciato da soli, ci ha fatto stare senza la sua presenza? Dov'è il Tempio di Dio che è stato distrutto nel 70? Ne è stato edificato uno nuovo? Prima Corinzi 3, versetto 16. Non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Ecco il Tempio nuovo, ecco la nuova struttura, ecco il posto dove ci sarà Dio. Dio è ancora presente, la risposta è sì, c'è un nuovo Tempio, il nuovo Tempio nuovo. Eccolo dove è Dio, dove Dio incontra la gente, la incontra attraverso un altro uomo e un'altra donna. Dio è lì. Paolo dice: Dio è in te, lo Spirito Santo è in te, tu sei il Tempio di Dio. Qualsiasi luogo, bello o brutto che sia, anche questo che sembra un garage o un posto per stoccare le cassette di frutta come fanno qua a fianco, questo è un posto perché ci sono uomini e donne disposti ad accettare di essere templi per la gloria di Dio. È quello che la rende differente, è quello che la rende chiesa, non la struttura, non la bellezza, non l'architettura. Ma perché è nata 17 anni fa la chiesa della vera vita? Per essere un gregge che si nutre tutto quanto assieme, per essere collegato unitamente come fa un corpo e per presentarsi come una sposa a Cristo, al suo sposo. Quello di cui non solo Montefiascone ha bisogno, non solo Montefiascone, ma tutta l'Italia, tutto il mondo, non è di una nuova chiesa, ma di una chiesa nuova. Pubblicità dei pennelli cinghiale. Non ci serve un pennello grande, ma un grande pennello. Non una nuova chiesa, ma una chiesa nuova. Non un locale, un involucro, ma qualche cosa che la popoli di un popolo nuovo. Una chiesa nuova per essere una chiesa nuova bisogna tornare all'antico, al vecchio, bisogna tornare alle origini della nostra fede. E bisognava farlo 17 anni fa, ma bisogna farlo anche adesso, in ogni momento. Questo 17 anni fa qua non c'era, la chiesa della vita non esisteva. Una chiesa dove tutti quanti fossero accolti, dove potessero essere nutriti, crescere ed essere equipaggiati, proprio come si fa in una buona famiglia, con i propri figli per poter perché alla fine possano esprimere i loro doni, le loro capacità, servire e contribuire assieme. Questo non c'era 17 anni fa e adesso c'è. Allora, a cosa serve una chiesa nuova? Che cosa serve per farla? Un locale bello? No, come dicevamo, la nostra chiesa è nata 17 anni fa e non aveva nemmeno un locale, aveva varie case dove girava. La domenica ci telefonavamo, dice: oh, ci incontriamo da Speranza, non ci siamo mai incontrati come chiesa, come gruppo, da Lucia, ci incontriamo da Marco e Janet, ci incontriamo da Dori, ci incontriamo da Dudley. Erano quelle le nostre cose, eravamo meno chiesa perché non avevamo un locale, eravamo chiesa proprio perché non avevamo un locale, perché eravamo ecclego, persone che erano state chiamate da Cristo fuori per essere suoi testimoni, per diventare templi di Dio ambulanti. Serve un locale bello, un impianto Dolby Surround? Ci abbiamo queste casse qua, comperate con tanti sacrifici, ma anche se non ci fossero queste casse, non saremmo una chiesa uguale. Per una chiesa nuova servono persone realmente nuove dentro, realmente nate di nuovo, che abbiano il coraggio di rompere la tradizione della chiesa edificio, della chiesa tempio, e vogliano riscoprire la vera chiesa biblica, la sposa, il gregge, la famiglia e il corpo. Sapete perché purtroppo molti, soprattutto qua in Italia, ma anche in altre parti d'Italia, di qualsiasi denominazione facciano parte, perché non sto pensando soltanto ai cattolici o ai battisti, o tutte quante le denominazioni soffrono di quello,
della, che va sotto la sin, che va sotto sindrome della chiesa posto. Vogliono un cristianesimo fai da te. Il cristianesimo fai da te è molto rischioso. È un cristianesimo fatto di podcast, registrazione, quella che stiamo facendo, di video, bellissimi, tanti video su YouTube, su Facebook. Ah, ho visto quel predicatore, mi ha ispirato veramente, oggi mi sento benedetto, mi sento benedetta perché ho ascoltato Giovannino che mi ha veramente illuminato e levato. Beh, per te. Ma non può essere fatto soltanto di predicazioni, streaming e di al massimo di una scappatina in chiesa, magari a domenica alterne, magari una mese, magari a Pasqua, a Natale, feste comandate. Il resto, streaming. Questo è un cristianesimo che io definisco vivere secondo me. Secondo me penso che posso fare a meno di andare in chiesa. Perché? Perché tanto ascolto Marco, perché tanto ascolto Mario, perché tanto ascolto Gino, perché tanto ascolto chiunque. E poi sapete che c'è? Posso decidere, oggi non mi va di ascoltare Marco, sento Giuseppe che è molto più bravo di Marco. Predicazioni molto più interessanti, racconta le barzellette che Marco non racconta. Questo significa vivere un cristianesimo secondo me, secondo quello che la Bibbia definisce desideri della carne, perché uno quando pensa ai desideri della carne pensa soltanto al sesso, no? Non solo quelli, i desideri della carne sono quelle cose che ti dicono: a me piace fare questo piuttosto che quest'altro, sai, ho tante cose da fare durante la settimana, io la domenica voglio dormire, quello è il desiderio della carne. La carne ti dice: stai a casa, che cavolo vai a fare in chiesa, riposati, c'hai ragione a stare a casa. No, quello è il desiderio della carne. Cristo ci chiama a morire i nostri desideri carnali e a fare quello che è la sua volontà. E la sua volontà è quello che tu sia una chiesa unita come un corpo, come una sposa, come un gregge. Siamo chiari, la chiesa locale è l'espressione locale del corpo universale che è il corpo di Cristo. La chiesa è un corpo universale, ma è fatto di tanti pezzettini che sono la chiesa locale. È il corpo è la chiesa locale, è il corpo di Cristo presente dove tu vivi. Ora, se non partecipi al corpo di Cristo, cosa ti fa pensare di essere parte del corpo di Cristo? Per la chiesa cristiana locale la partecipazione non è un'opzione. Ci vado? Non ci vado. È la dimostrazione se sei davvero una persona nuova dentro. Perché come facevi prima e eri vecchio dentro e non eri nuovo, è uguale a come fai adesso se non sei nuovo dentro e non vai in chiesa. Oh, un attimo, questo non significa che ti serve la chiesa per essere salvato, eh? Per essere salvata non ti serve di venire in chiesa. Se vuoi essere salvata non ti serve di venire in chiesa, ma la dimostrazione che sei salvato, che sei salvata, che sei nuova dentro, è il fatto che puoi partecipare a un corpo unico. L'essere coinvolti, collegati, appartenere a una chiesa locale, coinvolgerti ti è indispensabile come credente almeno per tre motivi. Ce ne sono molti di più, ma oggi te ne dico soltanto tre. Primo, la chiesa locale è dove trovi protezione. La parlavamo di gregge, no? Rifletti un attimo sull'immagine del gregge, no? E quello che ho detto prima della pecora fuori dal gregge. Una pecora fuori dal gregge. Un antilope fuori dal branco. Una sardina fuori dal banco. Cioè, pensate le sardine come vanno? Tutte quante, cioè, c'è una sardina fuori, tutte quante dentro un banco, un banco di sardine. No, una pecora fuori dal gregge. Un antilope fuori dal branco e una sardina fuori dal banco, che cosa sono? Sono tutti e tre uno snack perfetto. Tre snack perfetti. La pecora del lupo, l'antilope per il leone e la sardina per lo squalo. Perché? Perché sono fuori dal gruppo. Se tu sei fuori dal gruppo, se tu sei fuori dalla chiesa di Cristo, sei uno snack perfetto. E non lo dice Marco, lo dice Paolo. Paolo, Pietro, in prima Pietro 5, versetto 8, dice: siate sobri, vegliate,
il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Se sei fuori dal gruppo, se sei fuori dal banco, se sei fuori dal branco, tu sei uno snack ideale, dice, per il diavolo. E prima o poi il diavolo gira, ti trova. Quando arriverà l'attacco, dove troverai la forza del gregge? Io ho visto filmati dove gregge di pecore hanno scacciato i lupi. Perché? Perché erano unite. Perché c'era magari un mortone che cercava di difendere, ma il resto era unito, non si allontanavano e i lupi non sapevano come andarlo a prendere. Dove troverai la forza del gregge, la forza del branco, la forza del banco se non sei parte? Secondo motivo, perché serve la chiesa locale. La chiesa locale è la tua palestra. Essere credenti richiede allenamento. Non è una cosa. Credenti si diventa in un attimo, si accetta Gesù e si è salvati, ok? Ma percorrere la via che Gesù ti chiede è una cosa che richiede costanza nel tempo. È come la differenza tra camminare e fare la maratona. Camminare ti basta alzarti in piedi. Quando sei bambino, da gattonare, sei in piedi, ok, a questo punto nessuno ti, a meno che non c'è un problema motorio, nessuno ti toglierà più il dono di camminare. Ma il fatto di fare la maratona, no? Il fatto di fare la maratona significa che tu ti devi allenare tutti i giorni. Ma sapete qual è la frase che indica, che identifica meglio un credente nel Nuovo Testamento? La frase che individua se sei credente, se sei un vero credente, è greco allelon, una frase, italiano 4, gli uni gli altri. In greco è una sola frase, allelon, che significa questo concetto, gli uni gli altri. Gesù ha detto questo, sono detto due versetti di Matteo e di Luca che dobbiamo conoscere abbastanza bene, ci abbiamo fatto una serie poco tempo fa. Luca 10:27: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e con tutta la mente tua. E poi Matteo 22:38-40: questo è il grande primo comandamento, il secondo simile a questo è ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Essere cristiani, essere credenti significa certamente credere in Dio e accettare che Gesù è l'unico salvatore, unico e solo salvatore, tramite lui è la porta, la via e tutto quanto, ma è anche amare il prossimo come noi amiamo noi stessi. Noi non odiamo noi stessi, ma non c'è qualche disturbo psichico di quelli che ti fanno odiare. E trattarlo come se stessimo trattando una parte del nostro medesimo corpo. È questo che ci chiede Gesù. È questo che ci chiede per essere suoi discepoli. Di amare Dio, ma di amare gli altri. E senza allelon, l'un l'altro, tu non sarai mai un credente. La chiesa locale è la palestra dove ci si crede, dove si allena chi crede. Dove ci si allena a trattare l'altro con amore. Mi dai il prossimo tempo? 59 volte nel Nuovo Testamento è scritto gli uni gli altri. 59 volte ci viene rammentato che dobbiamo amarci gli uni gli altri, portare i pesi gli uni degli altri, perdonarci gli uni degli altri, servirci gli uni degli altri e così via. Sono 59 volte che lo dice, e non è a caso. La stessa parola che dicevo in greco, all'Elon, è un qualche cosa di unito, che non è diviso. È una unica parola. Per definizione richiede un solo corpo, un solo gregge, una sola sposa. È difficile amare qualcuno con cui non passi tempo. Ci puoi provare. Si chiama amore a distanza. Funziona poco, perché prima o poi, se tu sei uno sposo, dovrai incontrare la tua sposa. Ci puoi riuscire? No. Per definizione,
l'altro significa avere un rapporto l'uno con l'altro. La chiesa locale è necessaria per adempiere efficacemente al comandamento della scrittura. Terzo motivo: la chiesa locale è il mezzo con cui Dio parla al mondo. Quando Gesù ci ha lasciati, proprio poco prima di tornarsi dal Padre, ci ha lasciato il grande comandamento, ovvero di testimoniare di quello che ha fatto fino all'estremità della terra. Allora, che cosa significa questo? Fino all'estremità della terra? Che tutti dobbiamo diventare come Celeste, che è missionaria, lasciare la molle casa negli Stati Uniti e venire qua come era Amy, come era Michele, come sono stati Giuseppe e Anarita in Zimbabwe? Dobbiamo tutti quanti trasferirci in Africa, un'Amazzonia, avendo venduto tutte quante le proprietà nostre? Per alcuni sarà così, per alcuni sarà così, alcuni saranno chiamati, ma dei credenti sono pochissimi quelli che sono chiamati ad essere missionari. Ce ne sono, e sono molti, ma rispetto alla quantità di credenti che sono al mondo, sono una frazione, una stretta minoranza. Allora, se così fosse, quel mandato di Gesù di andare fino all'estremità della terra significa che è soltanto per quei pochissimi, che l'esercito di Gesù è fatto di una sezione di professionisti e si affida soltanto a quei professionisti, gli altri stessero a casa, che è meglio. Non è assolutamente così. La missione di testimoniare del suo amore per tutti e il mezzo con cui gli altri saranno salvati sarà questo. Giovanni 12,35. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Ora, come potrai dimostrare al mondo che sei un suo discepolo se non fai parte di una chiesa locale che dimostra nei fatti che vivi nel reciproco amore? Come faranno gli altri a dire: quelli sono discepoli, guarda un po', se vogliono bene, si aiutano? Come fanno? Perché c'è Gesù. Ah, ecco, davvero, sono seguaci di Gesù. Ma allora voglio, a me piace quello che fanno, mi piace la loro comunione fraterna, mi piace come si aiutano, fammi andare a vedere. E sarà questa l'opera che trasformerà il mondo, che sta trasformando il mondo. La missione di tutti quanti i credenti, non soltanto degli specialisti. Gli stessi missionari, secondo il Nuovo Testamento, ricevono mandato dalla chiesa locale. Leggetelo, ce ne sono tantissimi di episodi dove le chiese decidono da dire: Paolo è stato mandato da una chiesa a fare il missionario. Perché? Perché dietro a un missionario c'è un corpo locale che prega, sostiene sia economicamente ma soprattutto in preghiera. Perché un lupo solitario fa una brutta fine. 17 anni fa la nostra chiesa è nata così. 9. Eravamo 9. Quello è il nucleo della prima chiesa, quello è la prima riunione che abbiamo fatto a casa di Claudio e Lucia, tra Viterbo e Toscana. 17 anni fa la nostra chiesa era questa. In 17 anni queste sono le persone che la chiesa ha discepolato, nutrito, sostenuto, amato. Sono oltre 120 persone. Se ti guardi intorno e dici: dove sono queste 120 persone? Semplice, ripeto un concetto che ho già espresso tante altre volte: la chiesa non è un lago, ma è un fiume. Le prime chiese erano proprio così, raramente diventavano dei grandi serbatoi di credenti, dei laghi che man mano si ingrandivano. Alcune erano così, alcune, ma solo alcune. Piuttosto erano degli approdi lungo un fiume, degli approdi sicuri, dove la corrente della vita li portava ad attraccare per un breve periodo, dove venivano nutriti per poi riprendere la corrente e continuare seguendo la corrente della propria vita, portando il nome di Gesù a valle, ad altri posti. È quello che è successo alla nostra chiesa.
Se ci fossero tutti quelli che abbiamo discepolato, che abbiamo nutrito, che sono stati qua dentro non ci entreremmo. Sentirebbe una chiesa molto più grande, perché siamo oltre 121 sono le persone che hanno partecipato almeno 3 mesi alla nostra chiesa, almeno 3 mesi, ma quelli che hanno partecipato di meno siamo su quasi 200 persone, perché magari erano qua per un breve periodo, magari una vacanza, sono state discepolate perché c'era una chiesa. Se non ci fosse stata una chiesa locale, un corpo locale, non sarebbe stato possibile. 17 anni dopo oltre 120 persone passate per questa sala, l'obiettivo della chiesa della vera vita rimane quello del primo giorno, il 18 di aprile del 2004. Essere una sposa, essere un gregge, essere una famiglia ed essere un corpo che testimoni l'amore di Cristo attraverso l'amore che abbiamo gli uni per gli altri. Voi che fisicamente siete qua in sala lo sapete, ma forse tu che mi vedi o che mi ascolti o che leggi queste note in questo momento, forse tu non fai parte di una chiesa locale, forse non ne frequenti nessuna, non hai mai frequentato nessuna, o forse ne hai frequentata qualcuna, ma poi ti sei staccato. Non prendere queste parole come un rimprovero, ma come un'esortazione, come qualche cosa che parli direttamente al tuo cuore, che parli direttamente alla tua anima. Sono felice che tu mi ascolti oggi, sono veramente felice che tu mi ascolti, o che magari ogni domenica ti colleghi al nostro sito, sia su Facebook o su YouTube, per vedere le registrazioni quando vuoi, ma non voglio. Non posso illuderti. Le parole dei nostri video o dei nostri podcast, come quelle di qualsiasi altro predicatore, come qualsiasi altro predicatore, non potranno sì edificarti, potranno sì ammaestrarti, potranno sì ammonirti, potranno sì confortarti, ma non è quello che Cristo ti chiede. Cristo ti chiama a far parte di un corpo locale, di una chiesa reale, con persone come credenti come te. Non ad entrare in un edificio una volta ogni tanto, non a sentire soltanto un podcast, non a guardare soltanto un bel video edificante che magari ti fa cadere la lacrima, ma a coinvolgerti nella vita delle altre persone, di altri uomini e donne che sono come te e hanno bisogno anche di te, per trovare protezione, per esercitare l'amore e proclamare al mondo che sia in questa chiesa, a me farebbe tanto piacere che tu mi ascolti se vieni nella mia chiesa, ma che sia questa chiesa o qualsiasi altra chiesa credente, e non sto pensando a una struttura, ma a un gruppo di persone che si amano, un gregge, una famiglia, una sposa. Devi far parte di una chiesa locale ed essere connesso, essere connessa al gregge, alla famiglia, al corpo di Cristo, per poi essere parte di quello che è la sposa di Cristo, la sposa per cui Cristo è morto ed è morto anche per te. Prendiamo una gara. Grazie a Gesù che tu parli di noi come di una sposa. Grazie che ci sarà un momento quando tu realmente ci sposerai e noi diverremo la tua sposa per sempre. In questo momento siamo qua e testimoniamo di questo amore che tu hai per noi. Quando saremo davanti a te, l'amore tuo sarà perfetto e noi saremo con te. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita, o anche che mi ascolti tramite il video, sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega sia queste cose siano nel mio cuore. Signore, io ti prometto che voglio impegnarmi a far parte, a partecipare a una chiesa locale, al corpo di Cristo, alla sposa, perché so che questo è quello che tu mi chiedi.
e io voglio dimostrare amore alle persone che ho attorno, voglio essere di supporto, voglio essere supportato, voglio essere supportata, perché questo è il tuo comandamento, Signore Gesù. Io mi impegno a cercarne una, a ritornare nella mia chiesa o a contribuire in maniera maggiore alla chiesa dove vado in questo momento, perché so che questo è il tuo volere, perché io voglio far parte del tuo corpo, voglio essere il tuo tempio e voglio portare le persone, alle persone, il tuo messaggio tramite la mia fede in te e il mio essere cambiato, il mio essere cambiata. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome, Signore.